Allora, ringrazio tutti gli organizzatori per questa bella manifestazione che finalmente cerca di fare un punto, forse virgola, sulla situazione dei Pulcinella e maschere derivate. Perché chi mi ha attivato alla fine degli anni Ottanta, come ha detto prima chi mi ha preceduto, è stato proprio il professor Scafoglio, col quale ho condiviso delle ricerche bellissime insieme a lui e il professor Lombardi Sadriani, e abbiamo fatto delle ricerche stupende. E quando lui lavorava sui Pulcinella, mi mise la pulce nell'orecchio, e io alla fine degli anni 90 mi misi alla ricerca di queste figure, le che chiamerei veramente ancestrali. Bene, io sono orgogliosa di aver partecipato a questa cosa, a questa sfida, perché quando nell'89 venni a contatto con uno dei carnevali più belli, più particolari, più pregni di contenuti veramente sacri, la natura e tutto quello che diceva prima il professor Scafoglio, con la bellezza e con il fatto di una risposta identitaria nella quale la comunità si riconosceva, erano quelli di Castiglione Messer Marino, che si connotano per Che poi questo. vedrete. Sì, ma stanno qui, stanno di là, faremo la sorpresa finale. Che si connotano proprio per questo cimiero. Non è un cappuccio, cappuccio, professore, è un'altra cosa. Quello è un cimiero. È un Tu cimiero sei più perché esperta, allora. è un cimiero. È il cimiero alto che collega la terra al cielo. È lo stesso cappello a punta dei maghi, delle fate, dei personaggi fatati che sempre intervengono nelle commedie dei santi, che sono in pratica quelle che nella cultura tradizionale povera poi confluiscono, come diceva il professore, in questo movimento trasversale della commedia dell'arte. E in Abruzzo quello che c'è da sempre e continua ad esserci è questa affezione a queste sacre drammatizzazioni, e nelle sacre drammatizzazioni il personaggio fatato, come Sant'Antoni, l'angelo porta il cappello a punta, come i Pulcinella. Un lavoro bellissimo su questo tipo di maschera è stato fatto da una ricerca del Museo della Gente Trentina, diretto da Giovanni Kezic, al quale ho preso parte anch'io. È un progetto, Carnival King of Europe, che si è concluso nel 2016, ma in questi 5 anni è stato sviscerato questo personaggio, che, come diceva chi mi ha preceduto, cioè non è stato altro che un personaggio ancestrale legato alla natura. Qui abbiamo a che fare con figure che per qualche motivo che non sappiamo, il nostro DNA culturale è stato ritrovato la zona iberica delle province basche, i Pirenei, in Francia, scavalca il nord Italia, la Lachera, la Lombardia. Lo ritroviamo nel Trentino e poi lo ritroviamo nei Balcani tutti, fino ad arrivare alla Romania, chiaramente, e la Turchia. Pulcinella è il nome, la sua accezione meridionale. Zan o Zanni o Zannone, come si chiamano quelli di Vesco Rocchiano, che purtroppo ho saputo oggi che non possono venire. È l'accezione, diciamo, nordica che afferiva la sua cultura di riferimento alla zona, appunto, extra Tronto, quindi fine del Regno di Napoli. L'Abruzzo, che io ho l'onore di percorrere da 30 anni come minimo, in lungo e in largo,
è una regione molto particolare, perché è una regione di confine, una regione di frontiera che legava il nord con il sud, lega il nord con il sud. Non ci dimentichiamo che la fortezza di Civitella del Tronto è caduta dopo. L'ultima. È caduta dopo la proclamazione. È caduta perché il fesso del re gli ha detto arrendetevi, perché se no avremmo fatto la Repubblica di San Marino bis. Perché con quello che avevano il potere, la passione, era imprendibile quella fortezza. E purtroppo quando si arresero vennero tutti passati per le armi e quelli che non vennero passati per le armi vennero portati, deportati nel carcere speciale di Senestrelle. E la bandiera tagliata a È la pezzettini per bandiera sentire, e per non non ci farla posso prendere. pensare. E lo sapete l'epilogo di Comunque il quelli fesso che... del re sta diventando santo, Lasciali eh. stare, su re. Su re. Su re, ero disturbato mentale, scusate. Ho le mie teorie. Vabbè. Là, ha sbagliato tutto. Vabbè, Lo ne sappiamo. parleremo a quattro occhi. E i sopravvissuti furono venduti dall'esercito sabaudo ai sudisti americani, quindi sconfitti due volte. Ci sono ancora i discendenti dei soldati borbonici in America. Chiudiamo questa parentesi. Quindi l'Abruzzo ha, come diceva il professor Scafoglio, questa etnia, questa cultura etnica che sin da epoca preromana, italica e preistorica, contraddistingue il nostro territorio antropologicamente. Si riscontrano gli stessi usi alimentari, si riscontrano gli stessi usi negli ornamenti, nei costumi, nei gioielli, si riscontrano gli stessi atteggiamenti nelle feste, si riscontrano gli stessi simboli, si riscontrano i cappelli dei cosiddetti Pulcinella o Zan. Se siamo nella zona Picena, quindi extra Tronto, e nella zona Sabina, che era provincia dell'Aquila finché Mussolini non fece la provincia di Rieti, si chiamano Zan. Zannoni, Zanni. Ci sono quelli di Acquasanta Terme che oggi sarebbero venuti, ma sono in Canada perché sono stati richiamati dai loro epiloghi, epigoni della zona del Canada. Sono stati chiamati dai loro parenti canadesi. Quindi oggi sono partiti per fare la loro tournée insieme agli Zanni di Montreal. Ma come vedete, sono simili. La cosa che li contraddistingue, come tutti quelli pubblicati in questo bellissimo volume che si chiama Carnival King of Europe, e al quale è seguito uno studio stupendo che ha fatto sempre Giovanni Kezic, sempre sul Carnevale Re d'Europa, ed un altro che ha appena seguito Carnevale Festa del Mondo, dove proprio questa maschera che lega il mondo dell'aldilà con il mondo dell'addì qua, con il mondo degli antenati che ci hanno contraddistinto. E come diceva il professor Scafoglio, mi associo, sono le maschere di montagna, che si chiamino Pulcinella, che si chiamano Zan. Il Pulcinella napoletano è diventato poi, grazie a Fiorillo, un personaggio a metà tra il colto e il popolaresco. Ma comunque quello che connota questa maschera, che è una maschera della natura, è una maschera sacerdotale, è una maschera che ha a che fare con i principi vitali che il carnevale, non dimentichiamo, rappresenta. Carnevale è una festa di rifecondazione, di risveglio della natura. Loro non sono altro, a seconda di quello che poi noi studiamo sul libro bellissimo che vi ho nominato, i sacerdoti che invocavano il ritorno della bellezza. Il ritorno delle maschere, perché infatti tutti, Zanno Pulcinella, non lavorano da soli, sono il servizio d'ordine di un corteo fatto di maschere di tutti i tipi, che poi si esibiscono nelle loro varie scenette, comiche, grottesche, erotiche, perché è il momento di rifecondare la natura. E il carnevale rappresenta tutto ciò, loro sono i ministri del carnevale. E si celebra questo carnevale nell'Appennino centrale. Sono del territorio, vi dicevo, Piceno, Sabino e Sannita. Siamo in pieno territorio italico per poi scendere nel territorio, appunto, Capua, Napoli, Calabria. Calabria, Alessandria del Carretto, la Lucania, tutto questo territorio di antica stirpe italica.
E quindi ben vengano le maschere di montagna. Grazie.